Bentornati russi e russe, qui a Kane & Lynch 2, all'ultimo capitolo, come potete sentire con questa canzoncina, ad accompagnarci c'è... il buon vecchio Robo Zombie 94, signori! Veramente, si è invecchiato a forza di fare questa serie, vabbè, invecchiato, anzi... Non so se tu puoi far vedere l'overlay di Steam per vedere quante ore abbiamo giocato, totale. Vediamo se me lo permette... Ecco, ho fatto 3 ore in tutto, calcolate. 3 ore totali. Una merda. E adesso vediamo, ci hanno preso, dopo abbiamo ucciso un'altra nazione di militari di cinesi. Militari. I rinforzi dal Giappone. No, secondo me questi erano coreani, erano di Kim Jong-un. Porca miseria. Questi cadevano più facile. Adesso ci hanno preso e vediamo dove ci portano. Dai, vediamo. Vediamolo subito. Le intro di sto gioco, se ascoltate a occhi chiusi, possono solo che essere prese per brutte cose. Molto brutte. E Mirko ne saprebbe dire alcune. Ok, e comunque tra l'altro Alessandro, il Mirko mi ha dato conferma per stasera. Aha. Così, questa serie, Dead Be. Dabudu. Ecco qui. Alla siga. Ci ha mandato a quel paese. Dai, ma quanto sono militari scarsi. Sono cinesi. Io vedo un mitraglione all'infinito. Questo va a catturare tutti. Quello è il palazzo di Shang-Chi. Shang-Chi. Scherzi! Occhi aperti! Gli altri elicotteri ci stanno addosso? Non mi sembra. Bene! Siamo alla larga, Ridge! No, le 8 e 13. Muoviamoci! Su! Sparo alla cieca. Io sono crepato subito. Ma come? Ma sai che conviene pure a me sparare alla cieca? Un po' alla cieca ci dispara. Muoviamoci! Su. Alla cieca di sopra! Spari qua la cieca. Subito morto di nuovo. Beh, ma lei... Bella che spara alla cieca, ma pure la cieca al grande colpo. Com'è possibile? Ancora ci possiamo spostare, quindi. Muoviamoci! Adesso mi affaccio io, così sparano a me. Facciamo un po' in po'. Ok, ci sono i mitraglioni. Ok. Io muoio, sapete che cosa succede se finiamo le 3 tacchette qua. Abbiamo fottuto. Ecco qua quello con la mitragliatrice che ho preso più. Ma poi attaccano solo a me o cosa? No, pure a me. Però io rientro. Ah, tutto da Rambo ci fa una Rambo dei poveri. Oh! L'elicottero
era un pazzito. Penso che tu ci fai caso, ma io sto con la panza al vento. Non la vedo. Aspetta che vengo da te. Vado là. Ah, ecco. Mi resista che... Elicottero. Elicottero. Porca merda. Vabbè, è ovvio. Ma com'è possibile? Questo riesce a sparare bilaterale. Comunque è spostato verso di me. Guarda, mi sta meglio questo. Elicottero. Aspetta sino che finisce il munizio. Qua adesso. Aspetta solo quando si passa, via. Aspetta, aspetta, cosa è nascosto? Aspetta, aspetta, entro. Entra, entra, entra. Aspetta che finisce, ok, vale. Via dentro. Ma che l'ho fatto, me l'ho fatto, me l'ho fatto, me l'ho fatto. Maledetto, finalmente è morto. Tienilo fermo. Tienilo fermo. No, siamo capiti una scena dove ne dobbiamo abbattere altri elicotteri. No. Qui ci quittiamo. Ci quittiamo. Io lo riporto comunque. Andiamo. Pilota, fai il tuo lavoro! Ti capisci pure. Con la mafia. Ma mia, una sventra. Questo è inciampato, vedi? Ma adesso aveva corrotto tutta la città. Eh sì. Pure i bambini. Ecco, le navi! Proprio di me che si sta guardando il tempo che spara. Via, 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 via. Aspetta, eh. No! Gli aspetta che finisce la mitra, il mitra. Via. Aspetta, aspetta che... Ok, adesso. Ecco la sparata. Via. Abbiamo capito la tecnica, finalmente. Tanta tecnica, ma non serve più. Perché mo scendiamo. Purtroppo. Ha fatto la che par. Mi sa che è morto il pilota, Mi sa. Ma pure il cameraman. Cosa è successo? Finito. Può essere finito così. Sì. Fa male. Stai bene? Credo di sì. Vuoi muoverti? Vabbè, si continua. Beh, dai, è durato continua, veramente poco. Si continua. Anche, anzi, che se non morivamo 40 volte... Ma infatti, se tagli qualche pezzo di morte, mi sa che ti dura pure niente il video. Vedremo, vedremo. Insomma, sembrava l'ultimo. Forse ci starà un pezzetto. Sì, probabilmente. Un pezzettino, perché... Ma infatti mi sa che se tu provi a rimettere l'ultimo capitolo ti fai iniziare sempre dall'elicottero, per forza. Forza, forza. Caricamenti lenti all'inizio, però dopo non c'è nulla da dire. Non c'è nulla da dire. Già. Puoi morire anche 40 volte.
prendo quel mezzo secondo. Stai subito in piedi appena muori. Non Sì. puoi neanche mollare per un attimo il joypad o il mouse. Con una grattata lì sotto, non puoi fare niente. No, no. Pilota è morto in circostanze misteriose. E beh, poverino. Minuto di silenzio per il pilota. Ma che occhiali, manco si sono rotti. Io voglio anch'io sti occhiali. Il rumore del contatto, niente proprio. Niente, niente. Non hanno pensato a niente Il questi budget non lo dell'expert. consentì. Però comunque peggio di Rambo proprio, questi sono invincibili. Non abbiamo armi, c'è da dire, eh. I mitraglioni l'hanno persi. Vabbè, ma che famo? Ah, ok, proprio così. Fiateci, ok, siamo fermi. Perché siamo dovuti accostarci? Ha detto il tuo? Niente rumore. Più rumore del così. Certo che se distratto qualcun altro qui si crea. C'è il video pixelloso però. Due persone ho sparato tutte pixellate. Nel dubbio io ho pure sparato un colpo in più. Calla, fino alle armi. Aspetta, noi le lancio. Vabbè. Ma tu poi devi vedere i pantaloni che c'ho. L'ho visto, l'ho visto. Molto sceni. Ah, aiuto, 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 Ci provo, aiuto. niente, La proprio. tamparra se ne va via con nulla. Guarda che pantaloni sceni. Forse mi sa che era di quelli che si lamentava all'inizio. Vabbè, il video possiamo anche saltare, Ah, direi. proprio dal video. Ah, se andiamo qua sopra non si risolve niente. Non ti farò del male. No? Mantieni la calma, mi accoppa non siamo al soldatino qui. Accoppato. Ci hanno accoppato proprio a tutti. Ci hanno rotto. Direi un inizio movimentato questo. Madonna. Io prendo quello dietro. Fa quello che ti Non dico. ci riesco. Ok. Niente rumore. No. Niente rumore stiamo a fare adesso. Facciamo attenzione. Anche se ci mettiamo di più, basta che non si crepa. Ma io l'arma, porca miseria. Amico, niente Non rumore. dire una parola. Ah, nel cieco. C'è il cieco. Oh, io sparo al cieco, ma proiettile da tipo un mezzo metro sopra lui. Oh, azzeppato. Qui è pieno di pixel. Non ne sono usciti altri? Strano. Ma è morto? Il coso lassù. Sì. Cadi a Ferraro il poveraccio qui. Niente. Ok. Sara ci Con la riesco porta. subito. Subito dalla nostra cara vecchia amica Sara. Sempre lei è che ci aiuta. Guardia! Davanti a noi! E guardia, e che ci vuole? Guarda davanti a La noi. mia sciosa. Certo che se poi lo urli. La mia tattica qui è la fuga. La Fuga è buona? fuga è sempre buona. Ok. Ok, volete il gioco duro? Eccomelo il gioco duro. L'hanno dato il gioco duro.
facciamo un gioco solo. Ma hanno mischiato un po' i personaggi tra i guardiani del palazzo. Sì. Guardi, almeno questi sono un po' più facili, cioè. Molto. Colpa alla c'hanno testa le pistole, c'hanno. La venghi, la venghi. Tirano via la luce. No, abbiamo chiamati, porca miseria. Tornati i cari vecchi militori. Certo, tramba pure il palazzo, stupante. Ben coperti, tu stai addosso. Andiamo. Tiro va a cagare. Lancio perfetto. Ma yeah, ritiro va a cagare. No, ha preso la trave. Beh, pure dalla sua ha fatto i suoi danni, però sicuramente. Questa Cina. Qualcuno c'ha pure i proiettili per fuggire. È tutto come fai. Sforzato. Attento che se si sforza un altro po'. La droga vera qua, comunque. Sì. Un ascensore. La porta. L'ascensore, l'ascensore. La porta, bene. Calmi e discrezione, eh? Siamo discrezione. Due reali coperti di sangue in mezzo ai cinesi. In mezzo ai cinesi. In mezzo ai cinesi. Niente, qualcuno non vuole che prendiamo l'ascensore, mi sa. O gli ascensori in Cina fanno schifo, eh. Che cosa dobbiamo cercare? Tutto è puramente casuale, eh. Ricordiamo. La visuale poi super mega movimentosa. No, ok. Ma siamo scemi. Andiamo avanti. Oh, elicottero no, eh. Tornare indietro. Merda. Suca, suca. Suca Milla, suca Milla. Solito tizio pixelloso. No, adesso scemi, ci vogliono far ammazzare l'elicottero. Ma a me mi ammazza l'elicottero. No, perché? Non potremmo uccidere. Ma no. Se non funziona quel tasto non posso. Non è certo ha funzionato poi. Mi ha abbandonato. Non ci credo. Cazzo. Meno c'è scelto. Io esco da qui altro. Elicottero via dove però? Il suggerimento che dice? Il suggerimento dice uccidere l'elicottero. Il suggerimento della fava. Oh, zitto zitto un po' di danni e li sto facendo uscire. Cioè a me vuol dire che fa più danni uscire normale che un mitragliore super mega corazzoso. Ah! Dire una parola. E Christian. Ma. E per rumore. Manco so dove stai. Ecco. Dai. Ah. Ha preso l'arma invece di curarti, porca miseria. Abbiamo pure fatto bene. Non ci credo, cazzo. Sono morti. C'è un Cina e mi sta rompendo proprio le palle. E degli altri? Come ce ne andiamo da qui? Allora, andasse. Ci seguirà. Ah no, però possiamo spostarci da tutto all'altro della mappa. Sì. Ma
Maledetto mi sta a distruggere le coperture. Eccoci gli dappertutto. Niente. Dai, niente, oh, via le armi prende. Incredibile. Non smettere di morire vicino alle armi. Esatto. Come ce ne andiamo da qui? Se scappiamo. Cioè non ce ne andiamo. Ci seguirà. Ci mettiamo qua dietro, proprio. Oh, sbaglio, gli è ritornata la vita sul passato. Oh. Madonna. Ah, per me non tocca buttarlo giù. Tocca ammazzare i cinesi. Donna, appena uscito subito l'hanno buttato per terra. Stavano col mitraglione della. Infatti per quello te lo indicavo, visto col coso della distanza, no? Vedi, guarda qua. Cose di genere. Se scappiamo, ci seguirà. Buono, buono. Oh, il problema è più allarme. Ma tanto non credo che si può ammazzare. Però. Volendo si può provare. Si pia mitraglione. Il mitraglione ti viene 5 secondi. Guarda quanto gliela costa questa cosa. Fin di anno. Devi prenderla. Vado nella stanza a fianco, mi raccomando non mi morire. No, che stanza a fianco? La morio. Come ah, tu dici no, dietro. Dietro. Okay. Girato stanza. Ha cambiato. Mo lo seguiamo. Vedi, la vita per esempio sta saltando, gli si è rigenerata. Sì, adesso proprio non tocca morire. Hai preso la mitragliatrice? Sì. Però adesso prendo la morte, prendo. Non resisterà ancora a lungo. Aspetta, no, non morire no, non andate da adesso, eh. Io sono rimasto qua. Ok, ok. Della mori. Ok, morto? Ok. Dovrebbe... morto il mitragliere. Se il cornuto del elicottero... dove si prende sto mitra? Aspetta che morivo, eh! Hai sbagliato! Oh. Credevano di poterci fottere, eh! Credevano! Ma tocca sta attento a non morire con i militari. Aspetta, già uno ti ha sparato comunque. Aspetta, eh! Ok, uno fuori. Dovrei riuscire per di nuovo una vecchia Xbox. Potremmo fare anche Army of Two. Anche un quello era bello. L'ho finito io. Io ho il primo e il terzo. Non ho capito il secondo. No, Army of Two. Era Army of Two 40 Day. 14 sì. Days. Il terzo no, non l'ho mai giocato. Il primo e il secondo sì. Ricordo Salem e quell'altro che ricordo. Rios. Ho platinato quel gioco. Andiamo lì a base. Venite fuori, piccole merda.
Ma a meno che quelli dell'Xbox all'ultimo non decidano di cacciarlo fuori tra i giochi retrocompatibili, dovrebbero comunque l'Xbox 360. A meno che non riusciamo a trovare in offerta su Steam, perché pure lì c'era. Quale? Uno dei tanti Army of Two. No, non c'è su Steam. Steam c'è. No, se no già ce l'avevo io. Neanche l'ultimo, quello del No, non c'è cartel. niente proprio. Se li acquisti i PC, mi piacciono proprio. Ma tu ce l'hai però per Xbox. Sulla 360. Rimpiangerà di non La essere già 360 stato è bella che è raggiunto. andata da tempo. Se troviamo Ah, ecco. Shang-Chi, mantieni la calma. Ha ucciso Sue. E Sì. noi abbiamo ucciso sua figlia. Esiste un codice, Lynch. Ok. Andiamo. Possiamo usarlo, chiaro? Non Che metterlo sul sfumo. personale. Non vedo un cazzo, Attacca scarpa lazza e calla. Ci proverò. Questi già sono drogati. Mi fai sparare là pure il palazzo. Stanno a posto. La porta. Tiè. Ma che è una cucina. Posso finire nella cucina? Guarda, un po' di sushi vuole. Chi è che urla qua? Merda. Ah. Fa bene. Usano armi pesanti. Ancora quel pezzo di serpente di gradiere. È durato meno del solito. Detto? Spara l'elicottero? No! Quale elicottero? Quale? Quello atterrato dentro. E mi sa c'è ancora qualcuno che esce di lì o da là. Quindi questo è l'elicottero a cui stiamo a sparare poco fa, cosa? Ah, dalle scale arrivano. Ah, le palle. Falli fuori! Ecco qua. Ma che cazzo! Aia! Con me è vero però. Lo stai? Io per fermarci. Sto giocando a tirare bersaglio questi cinesi. Come fanno le scale? Ma si può salire tranquillamente con queste scale? salire. Già smitragliato Gesù Cristo contro. Infatti ora mi trascino lentamente. Perché stiamo sul stesso riparo, non è il caso. No, nel caso no. Rosica questo qua e allora tempo da perdere. Quasi fatto. Dai, 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 dai. Sei sicuro? Guardate in giro. Qui ci sono gli uffici dei dirigenti. Ah, no, questa non credo. Ecco, le porte grosse, giustamente. Ovviamente. Oh, l'ufficio. E lui non c'è. Pezzo di sterco. Ma dai, per sbaglio l'abbiamo ammazzato prima mentre passavo con l'elicottero. Ah, mi cado dalla finestra, sti maledetti. No, è sì. No, ce la faccio. Sono morto proprio in punto... per niente buono. Andiamo! Là dentro! Kane! Non
La finestra ancora. Sì, li vedo, io infatti sono rimasto qui a fianco alla finestra. Infatti sono non curanti di me, vengono tutti da te. Allora. E infatti come vengono da te, sac. La fine dei pere, cacchio. Anche le mele però. Ci sarà! Morti? Controllo! Lo ammazzo! All'inizio del gioco dice che lo vuole ammazzare. Eh beh. Entri. Aia. Dov'è Ale? Dietro di te. Sono morto. Ma bravo. In piedi. In piedi. Già mi reggo un malapena, il mio personaggio si regge qua. Ah, direi. Merda, Kane! Dimmi! Vai! Ah, tutti all'altro! Io. No, vabbè, così, questo rumore... Madonna mia, ma se il palazzo continua a scillare così, noi non accoppiamo manco uno. Manco per sbaglio. Già con la loro droga. Ah! Aia, Premi velocemente, per quanto ci provo, la barra va sempre più veloce, no, altro che tra veloce. Il cazzo non riesco a mirare. Ok. Ho visto un pixel per un attimo. O sbaglio? Che pixel? Ah. Ho pixelato qualcuno. Sto gioco pixellare, diciamo che significa shottare qualcuno. Devo capire perché sto effetto di censura così cinese. Vieni qua, amico mio. Dai, amico mio, al cavolo. Porca... Esista. Ho curato in tempo, ma... No. Lo ammazzo. Mannaggia la matrosca. La matriosca. Non vada così. Possibile. Prima l'ho ucciso io. Dai però. Cascano. Insista. Come mosche. Mi è alzato un bastardo. Guardo le spalle. Ma questo proprio non vuole morire. Entra e ammazzagli dei fucilati, sì, sì, sì. Oh, così, dai un po'. Oh, ma che se... Ai, mannaggia di quello. Oh, maledetti. Uccidi quel cinese. Ma sempre a caricastro il mio, ma che cavolo. Passo tutta la vita a caricastro, aspetta. Aspetta, che mo prendo sto fucile, lo carico, c'ho 5. No, mo vicini insieme. Così si ammazza magari. Porca puttana, guarda come trema sto palazzo, non ne becco manco uno. Tu riesci a beccare manco uno, devi uno sparo a caso. Eh no, mi vai troppo avanti, devi rimanere a fianco a me. Vabbè. Lo ammazzo. Te ne vai lì davanti. E vabbè, mi hai rotto le palle. Oh. Ci abbiamo fatto. Solo questi. Giustamente. È una merda la telecamera di mira, io non riesco a mirare. Mamma mia. Ci sta davanti il personaggio, non riesco a vedere. Ho detto, secondo me è brutto questo gioco e ti occupa mezzo schermo sul personaggio. Non usciamo fuori prima che... Aspetta, che mo sulla tua destra c'è una serie di tre. Vabbè, ma se sto palazzo trema io non riesco a mirarli. E uno. E due. Tipo il terzo, dai, spara. Due.
Esci fuori, eccolo qua. 4 pure. Ma se sto palazzo tremo ogni 3x2 io. Che cavolo! Mi pare che sta veramente. Questo è un terremoto, non è un palazzo che crolla, dai. Questa difficoltà solo noi ce l'abbiamo, non c'è la miseria. Allora. Sono stanco di questa merda. Pure io. Apriamo sta porta di cacca, venga. Aspetta che prendo un po' di armi per strada. Prende. Vabbè, va. Fatto. Dai, oh, siamo arrivati alla fine. Secondo me è solo l'inizio della fine. Deponete le armi. E lui credo di sì. Lo stronzetto. Cosa sta dicendo? Portiamoci da persone civili, ha detto. Saggia decisione. Lo proverei sentire. Si sente più il vento che le parole di Tizio. Ecco la mia proposta. Ma... signor Pinci. Predatore o preda? Beh, finisce così. Per me no. Secondo me c'è il video finale. Vediamo chi ha il telefono. So che non ci parliamo da tempo. Lo sai. Senti, torno a casa. Spero che dimenticheremo il passato. Ho chiuso con quella vita. Spero che mi perdonerai. Tesoro. Se non tornassi. Ricorda. Voglio che tu lo sappia. Ti voglio bene. Mm.